Un capannone di 76.000 m2 tra la Caorsana e l'autostrada A21, destinato ad ospitare un'attività del settore logistico, sul cui nome resta il massimo riservo. Il nuovo insediamento logistico incontrerà la resistenza di Legambiente Piacenza, che promette battaglia alla Giunta Comunale. L'associazione ambientalista, in una nota, garantisce il proprio impegno ad approfondire la procedura tecnica appena approvata e i pareri espressi dagli enti nella conferenza dei servizi, per verificare la sussistenza di eventuali elementi validi per un ricorso amministrativo. Nel mirino dunque l'area logistica I dossi di Roncaglia che si va ad aggiungere ad altri 190.000 metri di area attrezzata in funzione della logistica a Borgoforte a due passi dal capitolo, due frazioni di Piacenza, dice Legambiente, fagocitate da un carico sempre più asfissiante dal punto di vista sia dell'inquinamento atmosferico sia della congestione dei camion a cui si deve aggiungere l'impatto del polo logistico esistente oltre alla centrale elettrica, l'inceneritore e il cementificio. Agli affondi di Lega Ambiente preferisce non replicare Marino Bertoli, il titolare della Piacenza Est, la società proprietaria dell'area che nell'aprile 2017 ha presentato la variante per accorpare in un unico macrolotto i 49 piccoli capannoni previsti nel piano originario del 2006.